Amici dello Sportello del Cittadino, ci troviamo a Taranto in zona concattedrale, alle spalle della concattedrale, dalle parti di via Blandamura. Una zona, uno snodo, un angolo particolarmente degradato e pericoloso. Intanto uno specchio d'acqua che vedete, non siamo a Venezia, ma questa zona. Completamente abbandonata a se stessa, senza asfalto e tutta sterrata, ovviamente non fa altro che raccogliere acqua su acqua. Qui poi c'è tutto un contenzioso circa l'appartenenza, la, la proprietà eh, del, dell'area alle spalle della Concattedrale. Ma al di là di tutto, dei vari contenziosi decennali, qui il problema va risolto e l'amministrazione comunale si deve fare promotrice della, della soluzione del problema. Non si può vivere in. Condizioni. Quindi già qui abbiamo un, un quadro da, da palude, fra poco usciranno anche le rane. Ma basta vedere anche, poi, eh, a pochi metri abbiamo questo angolo davvero pericolosissimo perché c'è il doppio senso di marcia. Eh, macchine che da un lato che vengono sia da un lato sia dall'altro, e qui si gioca eh, all'autoscontro. E Dulcis in fondo il manto stradale lo vedete distrutto. E praticamente guardate, sembra un mosaico per come è spacchettato. E poi c'è anche una bellissima buca, eh, assessore Lonoce. Assessore Lonoce, eh, quando si muoverà per far eh, riasfaltare questa strada? Lei che tanto parla di lavori pubblici, assessore Lonoce. Qui questo è un angolo, qui passano le macchine, ma cosa dobbiamo fare, assessore? Dobbiamo giocare a golf? Una bella mazza da, da, da golf e andiamo in buca. Quelli che siamo stati veramente bucati, tra virgolette, siamo noi cittadini, noi paghiamo le tasse, le nostre, le nostre tasche vengono bucate e abbiamo questi scempi urbani.